almeno 31 le esperienze da intraprendere, emozioni da vivere, luoghi da visitare qui nel comune di Marotta Mondolfo. A presentarle questa mattina l'amministrazione comunale, esperienze adatte ai turismi di ogni età in ogni singola stagione dell'anno. Ringrazio la stampa che è qui presente, le TV e i giornali, ringrazio le associazioni, sia quelle del territorio che anche le associazioni di categoria che sono qui con noi. Vi abbiamo voluto gli albergatori, vi abbiamo voluto coinvolgere perché è un momento importante per la nostra comunità, perché lanciamo questa guida che sarà una guida che rimarrà per tanti anni nel nostro territorio. Sindaco, 31 esperienze da fare a Mondolfo e Marotta, questa è la strategia del comune per rilanciare il territorio? Sì, rilanciamo il territorio con questa guida, nuova guida turistica, e una guida fatta di esperienze, quindi diversa rispetto a quelle che si trovano in altre località turistiche. E tante esperienze sia a Mondolfo che Marotta, e quindi per questo come amministrazione comunale ringrazio l'assessore al turismo Davide Caporaletti, il consigliere comunale con delega alla cultura Enrico Sora, gli uffici comunali del turismo e della cultura del comune di Mondolfo e anche le tante associazioni del territorio, perché se siamo arrivati a questa guida è frutto del lavoro di squadra di tanti nostri concittadini e ne siamo orgogliosi. Quali le esperienze più suggestive, più particolari, se vogliamo? Le esperienze sono tante, un po' su tutto il territorio, e poi sono esperienze che possono essere fatte sia d'estate che d'inverno. La cosa bella di questa guida è che diverse esperienze non le hanno fatte neanche alcuni nostri concittadini, e quindi sarà una sorpresa anche per tanti nostri cittadini per conoscere il nostro territorio in modo diverso, dal borgo antico fino al mare. E poi anche il trenino turistico che era stato già lanciato in passato. Sì, questa è un'esperienza che si aggiunge a quelle che ci sono dentro la guida, il trenino dei ricordi, quindi un progetto che abbiamo riportato dopo 40 anni. Abbiamo visto un grande entusiasmo qui nella Piazza dell'Unificazione da parte di tanti turisti, dei bambini, delle famiglie che ne usufruiscono ogni giorno, e quindi ci fa piacere perché fa estate, e quindi è una cosa molto, molto bella averla riportata qui, poi con delle foto storiche di Marotta e Mondolfo, e quindi dai, siamo molto soddisfatti del lavoro che stiamo facendo. Stiamo riqualificando il nostro territorio, in questi anni abbiamo fatto tante riqualificazioni, tante opere pubbliche per rendere più bella l'immagine della città, e poi tante cose sono state fatte anche con le associazioni del territorio, penso a Mosaichiamo la città, quindi ai mosaici sul lungomare, alle opere d'arte a Mondolfo con galleria senza soffitto, quindi davvero tante iniziative, il territorio sta diventando sempre più accogliente per i nostri turisti. Non è la solita guida, è un libretto delle vacanze che uno si può poi portare a casa, dove potrà segnare tutte le esperienze che avrà fatto nel nostro territorio. Le esperienze, come vedete, sono tante, sono 31 esperienze completamente diverse tra di loro, e è venuta fuori, io sono soddisfatto perché secondo me è venuta fuori una guida molto molto carina. Assessore, 31 esperienze da fare a Mondolfo e Marotta, questa è la strategia per rilanciare questo territorio? Assolutamente sì, 31 esperienze completamente differenti tra loro, esperienze che si possono fare tutto l'anno, perché poi questa è una guida che non ha assolutamente stagione, è valida sia d'estate che d'inverno. Come dicevo, esperienze completamente diverse, un territorio delle due vacanze in una, un territorio che ha tantissimi vessilli, dai borghi più belli d'Italia ai comuni ciclabili, alla bandiera blu, la bandiera verde per le spiagge dei bambini, un comune fatto proprio per un territorio più che un comune, fatto veramente per tutta la famiglia. Cosa può offrire, diciamo, ai turisti di nuovo quest'anno?
Ma di quest'anno di nuovo sicuramente, oltre a questa guida anche interattiva, la novità sicuramente a cui anche io tengo di più è quella del trenino. A Marotta dopo circa 50 anni torna a girare il trenino dei ricordi. Marotta penso sia stata una delle prime cittadine in Italia che ha messo il trenino. Ormai 50 anni fa un vecchio falegname ebbe questa idea, il periodo probabilmente era quello di carnevale, ebbe l'idea di creare questo trenino per i bambini, per cui su un vecchio motore di un topolino costruì quello che poi diventò la locomotiva completamente di legno e poi fece anche tre vagoni e iniziò così quasi per gioco a girare per le strade di Marotta e girò per una quindicina d'anni, poi ovviamente girava soprattutto durante l'estate. E da qualche tempo così che avevo un po' questo desiderio di cercare di riportare un trenino. I trenini ovviamente in Italia ce ne sono ormai in quasi tutte le città, ma quello che noi volevamo fare era proprio portare il trenino dei ricordi, per cui abbiamo trovato questo trenino, se vogliamo anche un po' retro, dove abbiamo poi collocato anche delle vecchie fotografie del nostro territorio, di Mondolfo e di Marotta, dove la gente si diverte anche andare a ritrovarsi, a ritrovare amici e parenti, per cui è stato fatto proprio un percorso ad hoc proprio per riportare questo trenino e far rivivere ai nostri cittadini ma anche e soprattutto ai turisti questa esperienza in maniera un pochino diversa rispetto, come ho detto, a quello che si trova di solito in giro. Turismo che quest'anno è ripartito in questo comune? Turismo che quest'anno è partito veramente alla grande, grazie anche per fortuna al bel tempo, perché quello è un elemento assolutamente fondamentale, ma vedo che diciamo, il percorso fatto in questi anni, le politiche fatte proprio per andare a incentivare il turismo nel nostro territorio, ha dato e sta dando veramente buoni frutti. Siamo ovviamente quasi al tutto esaurito, sicuramente agosto è così e vedo che cominciano già le prime prenotazioni anche per settembre, per cui se il tempo ci darà una mano penso che arriveremo anche alla seconda metà di settembre per quanto riguarda le nostre proposte, per quanto riguarda così l'offerta turistica. Veramente la maggior parte dei nostri cittadini ancora queste 31 esperienze non le ha fatte, quindi l'augurio è innanzitutto è questo, e poi che ne possano godere secondo luogo anche tutti i turisti che vengono a visitare il nostro bel territorio. Consigliere, oggi la presentazione di questa nuova guida turistica, quali le caratteristiche? Beh, è una guida di nuova generazione, diciamo una guida 4.0, legata più che altro all'aspetto social. Quindi non solo l'aspetto cartaceo, ma collegata attraverso dei QR code, attraverso delle immagini ai nostri social, quindi alle pagine destinazione Mondolfo Marotta e quindi a tutti gli eventi, a tutto ciò che si può trovare all'interno del nostro territorio. Sfogliando questa guida e pagina per pagina portare a sé tutte le esperienze, le 31 esperienze all'interno della guida, si dà la possibilità ai turisti, ma anche ai locali, di poter apprezzare tutte le bellezze e tutte le peculiarità del nostro territorio.